come vedete la carne è bella asciutta, bellissima, e anche le patate sono belle bianche, non si sono ossidate perché sono state coperte, per cui saranno buonissime da mangiare. Buongiorno, eccoci qua pronti stamattina domenica a portare avanti la cottura dello spiro. Ho già tolto gli straccetti che servivano ad assorbire il sangue che usciva dalla carne e ho cominciato a farlo andare, a farlo girare e ho messo la temperatura della resistenza in partenza a 150 gradi. Questo termometro serve a indicare, specialmente per i principianti, la temperatura ideale in uscita dello spiero, che deve essere 100-110 gradi per sempre nel periodo della cottura, che dura grosso modo dal minimo sulle 5 ore di cottura. Indicativamente vedete che il vetro si sta appannando per la temperatura diversa che c'è fra l'esterno e l'interno, perché come dicevo prima là è partito a 150 gradi e qui in casa ovviamente di meno. E la temperatura comincia già a alzarsi, da 0 è circa 50 gradi e come ripeto ancora deve arrivare a 100-110 gradi. È un vetro termico temperato, credito ovviamente al calore, l'abbiamo ideato apposta perché anche su indicazioni di tanti nostri clienti che ogni volta per controllare lo spiedo bisognava aprire lo sportello per vedere dentro come era cotto. In questa maniera si vede senza dover aprire ogni volta, per cui esce calore, si perde tempo, e invece con questa maniera, con questo vetro, si riesce a vedere la panoramica dello spiedo e le varie fasi di cottura. Allora, siamo partiti, come vedete ora, dalle 7:30 e dovrebbe essere pronto verso l'una. Come vedete lo spiro sta girando e ogni asta, mentre lo spiro fa un giro, ogni asta gira su se stessa, in maniera che la carne viene cotta alla stessa maniera in tutte le sue parti. Una volta cosa facevano? Andavano lì con le mani a girare i pezzi per prendere il caldo alla stessa maniera. Con questo sistema, il nostro brevetto, gira da solo e cuoce ugualmente in tutte le sue parti. L'abbiamo chiamato sistema satellitare, che è un sistema, ripeto, che abbiamo brevettato noi come azienda Ferravoli.